Salve a tutti, sono Boban Pesof e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi è venerdì e come tanti di voi sanno, voglio dedicare questo giorno a quello che è il mio mondo, cioè quello del disegno. Però prima di iniziare volevo ricordarvi che su Amazon potete preordinare finalmente il dizionario illustrato dei giovani in merda. Il libro scritto dal grandissimo Amleto De Silva e illustrato dal sottoscritto, che andremo a presentare al Lucca Comics di quest'anno, quindi wow! Figata, distribuito da Magic Press Edizioni. Quindi, ragazzi, non perdete tempo, ok? In tanti mi avete sempre chiesto, Boban, quando è che potremo vederti sulla carta stampata? Ecco, il vostro desiderio è stato esaudito. Torniamo a noi. Allora, quando ho rispolverato i miei vecchi disegni per parlarvi dell'arte dello schizzo, il video che feci qualche settimana fa, ho trovato vecchi disegni del quale mi ero completamente scordato. E allora mi son detto, perché non farli vedere ai miei follower? Magari gli farà anche piacere. Vi faccio vedere questa tela che, all'epoca, quando feci il mio primo disastro d'arte, doveva essere su questo disegno qua. Non ho poi fatto nulla. Non mi era piaciuto il risultato finale perché era troppo un disastro. Questo è un Joker che è parecchio ispirato alla graphic novel Arkham Asylum, forse una delle mie preferite. Non so perché non avevo il coraggio forse di presentarlo all'epoca e è rimasto lì, nel dimenticatoio, fra una montagna di altri disegni che boh. Poi voglio andare ancora più indietro, quando facevo tipo quarta superiore, ok? Stavamo sperimentando durante le lezioni di pittoriche, ok? Si chiamano così? Sì, pittoriche. Tanti di voi forse non lo sanno, però io facevo tipo il liceo artistico ad Alba e mi ricordo che all'epoca dovevamo sperimentare gli acrilici, ok? E io ho realizzato tipo questo Jimi Hendrix. Il risultato finale, e devo ammettere che ancora oggi mi piace. Avete presente che questa sensazione che quando riguardate dei vostri vecchi disegni magari non vi piacciono così tanto? Allora cominciate a trovare tutti gli errori che avete fatto, e allora non lo so, vi deprimete un po', no? Io certe volte ho questa sensazione, ma non succede solamente con i miei vecchissimi disegni, ma succede anche con i disegni che ho fatto tipo, non lo so, qualche mese fa, ok? Li riguardo e dico, questa cosa va bene, questa cosa non va bene. Non lo so, sono paranoie da disegnatore. Poi, sempre con l'acrilico, avevo realizzato questo nudo, perché durante le lezioni di pittoriche, sempre al liceo artistico, avevamo la modella, ok? Quindi avevo utilizzato sempre i colori acrilici per fare questo bozzetto, ok, veloce. L'ho ritrovato e mi ha fatto piacere rivederlo perché è bello. Io vado a periodi. Quando voglio fare il fanboy di un qualcosa, no, di un film, di un videogioco, non lo so, di qualche personaggio, cerco di dimostrare il mio affetto, per così dire, realizzando le fan art. Mi avete visto spesso realizzare cose su Walter White, capite che sono abbastanza fanatico, no, della serie di Breaking Bad. Però all'epoca, ad esempio, ero in fissa con Al Pacino. Ragazzi, sul serio, io ancora oggi lo adoro. Nonostante gli ultimi 10 anni ha fatto solo, come si dice, film, come potrei definirli? Di merda, sì, praticamente. Però sono in fissa, nel senso che oggi mi potrei riguardare 10 volte di fila, tipo Carlito's Way, non lo so, Scarface, la trilogia del Padrino. Forse una delle mie trilogie preferite. Diciamo che se una buona percentuale adorano Marlon Brando e la sua interpretazione, io adoro Al Pacino nel ruolo di Michael Corleone. E avevo realizzato, come vedete qui a fianco, queste illustrazioni. Diciamo, una è una caricatura, ok? Dove ho provato a realizzare un pochino l'espressione scavata di Al Pacino, con questo sguardo penetrante, con questi occhioni. Non lo so, particolare. E poi ho realizzato un'altra illustrazione dove ho cercato di prendere i suoi film che mi sono piaciuti maggiormente. Come vedete c'è Serpico, Michael Corleone, Tony Montana e il diavolo, ok? L'avvocato del diavolo, ve lo ricordate? Che film! Nonostante lo schifo di film che ha fatto negli ultimi 10 anni, io mi chiedo come si fa a non amare questo faccione, ok? Rugoso.
Un altro attore che io ho sempre adorato è Robin Williams. Quando era scomparso praticamente, ho realizzato questa piccola fan art in onore a questo grandissimo attore. Diciamo che l'ho solamente pubblicata su Instagram, non mi ricordo, e quindi però non ci ho mai fatto il video. Però secondo me è venuta una bella illustrazione realizzata solamente con la penna Bic e con la tecnica del tratteggio, e ci ho messo poi dei tocchetti di bianco qua e là, fatto tutto su un cartoncino, quelli del fondo dell'album. Poi c'è questo olio su tela che l'ho fatto nel 2006-2007, non mi ricordo, ed era il periodo che sperimentavamo i colori ad olio, ed era la prima volta che li usavo, e diciamo che il risultato è parecchio soddisfacente, si può dire sì. Ok, Marlon Brando nelle vesti di Don Vito Corleone, sì, era il periodo che ho visto e rivisto e stravisto Il Padrino ed ero in fissa, ok? Questi sono solamente alcuni disegni che io ho realizzato nel recente passato, ok? Non sono andato troppo indietro, forse perché un pochino mi vergogno, scusate, ma è normale. Forse far vedere disegni di quando si è bambini si ha questo timore, no? Però magari un giorno vi farò vedere alcuni disegni che ho fatto quando ero un po' più piccino, ok? Consideriamolo questo capitolo come una sorta di prima parte, ok? Dove vi mostro i miei lavori. Ne arriverà un altro, credo, speriamo, adesso non lo so, non voglio promettere nulla. Mi tocca veramente scavare a fondo tra il mucchio di roba e tante cose le ho perse. Il dispiacere forse più grosso è quello di aver perso tantissimi disegni che facevo da ragazzino, però spero di riuscire a recuperarli prima o poi. E ce ne sono tanti, io da ragazzino ero in fissa con Dragon Ball, ok? Disegnavo sempre Dragon Ball. 9 disegni su 10 erano su Dragon Ball. Forse è per questo che oggi riesco a realizzare qualsiasi personaggio senza neanche guardarlo da nessuna parte, perché veramente disegnavo sempre Dragon Ball, e io spero di riuscire a trovare questi disegni, perché non li trovo più, peccato. Comunque, io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo il prossimo venerdì con un altro video dedicato a questo che è il mio mondo da disegnatore, e quindi magari vi farò vedere una piccola chicca, ok? Voglio intraprendere un piccolo esperimento insieme a voi, ok? Voglio coinvolgervi di più in questi video e capirete, quello che vi sto preparando è una cosa molto bella, sarà un bel giochino interattivo dove sarete molto protagonisti, fidatevi. E io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi consiglio di andare su tutti i miei contatti social, seguirmi e capire come mi muovo. Vi consiglio di nuovo di preordinare il dizionario illustrato dei giovani in merda. E ovviamente ci vediamo poi a Lucca Comics, così ci faccio anche un disegno sopra, ok? Ci sta? Ci sta. Quindi, noi ci vediamo la prossima volta e ciao!